quanto cazzo è importante il saltello nel pugilato? Un botto, criminale, un botto. Perché? Perché il saltello mi permette di spostare il peso da una gamba all'altra. È uno spostamento di peso che non si vede all'occhio esterno, quindi non mi fate questo, ma è uno spostamento che sentite voi. Io saltellando sulle punte ammortizzo bene sulle gambe e sposto il peso da una gamba all'altra. Perché è importante? Perché con questo peso noi ci andiamo a fare cose. È il peso che mi serve per portare il colpo. Ah, porto il colpo, ho spostato il peso sull'altra gamba. Per schivare, peso qui, schivo, schivo, schivo. E sposto il peso dall'altra gamba per spostarmi, peso sulla destra, spostamento, sono andato avanti. Quindi noi il peso lo gestiamo in questa maniera, che colpisco, che schivo, che mi sposto. Quindi il saltello è fondamentale. Bene, vogliamo mettere altri 4 passaggi insieme al saltello per fare un footwork da professionisti? Ecco quindi 5 consigli da mettere insieme per fare una bella combo di movimento con i piedi. Gancio montante sulla guardia, non voglio guai. Destro sinistro sulla guardia, non voglio guai. Montante gancio sulla guardia, non voglio guai. Sinistro destro sulla guardia, ah. Primo suggerimento, il saltello, quindi partiamo da questo. Saltellate spostando il peso da una gamba all'altra, bene sulle punte, talloni alti, e sentite proprio lo spostamento che fate del peso, prima su una gamba poi sull'altra, prima su una gamba poi sull'altra, bene in guardia. Questo è il primo passaggio di spostamento, distribuzione del peso, prima su una gamba e poi sull'altra. Secondo passaggio, criminali, dallo spostamento di peso vado a fare un movimento tipo pendolo, in avanzamento e in indietreggiamento, leggero, così, avanti e indietro. Spingo con la gamba dietro per andare avanti, spingo con la gamba avanti per andare dietro. Questo, in guardia, pendolo, avanti e indietro, di poco, giusto per prendere o uscire dalla distanza di ingaggio di combattimento. Quindi spostamento di peso, pendolo. Terzo passaggio, avanzamento e indietreggiamento, quasi un po' galoppante, ok? Quasi se stessimo al galoppo, sempre sulle punte, avanzo, indietreggio, avanzo, indietreggio, avanzo, indietreggio. Quindi saltello sulle punte, sposto il peso, pendolo, avanzo, indietreggio, pendolo, avanzo, indietreggio. Quarto passaggio, ci mettiamo il piede perno, che sia verso l'esterno che sia verso l'interno, sempre di 90 gradi, ragazzi. Sollevate bene il tallone da terra, mettetevi sulla punta del piede, usate l'altra gamba per spingervi e fare un buon movimento a compasso. Quando tornate in posizione di guardia, mi raccomando, tornate bene con il piede destro in posizione di guardia, non con i piedi in linea, addirittura non andiamo ad incrociarlo. E iniziamo a mettere quindi insieme anche questo, saltello, spostamento di peso, pendolo leggero, avanti e dietro, bene, mi sposto in avanti e indietro galoppando, piede perno, saltello, pendolo, mi sposto galoppando, piede perno. Ultimo passaggio per la nostra combo composta da 5 movimenti, lo spostamento. Lo spostamento è quando si spostano tutti e due i piedi mantenendo la distanza della guardia. Spingo sempre con la gamba opposta alla direzione dove voglio andare. Voglio andare in avanti, spingo con quella dietro. Voglio andare indietro, spingo con quella davanti. Voglio andare a sinistra, spingo con la destra, sposto prima la sinistra. Voglio andare a destra, spingo prima con la sinistra e poi voglio andare a destra. Lo aggiungiamo questo quinto passaggio alla nostra combo? La nostra combo che è saltello, spostamento di peso da una gamba all'altra, pendolo, avanti e indietro per entrare e uscire dalla distanza. Poi che avevamo detto? Avanzamento, quasi in galoppo, avanzo, indietreggio, avanzo, indietreggio, piede perno, spostamento. Mettiamo tutto insieme, saltello, pendolo, avanzamento e indietreggiamento, piede perno, spostamento. Mettiamo tutto insieme, alternandoli e facendo un buon footwork da professionisti.
Quindi ragazzi, se vi è piaciuto il video tutorial, mettete like e commentate, perché se prendono visualizzazioni io continuo a farle. Altrimenti datevi un bel colpo sulla nuca e mi raccomando però poi mettete il ghiaccio dalla parte opposta. Yo, Notre Lens, Franchino il criminale, Notre Lens. Vecchia scuola, qui si fa il pop e non si fa la trap. Santa Marinella Portuense. Yeah. Scendo con Franchino, c'è la pula che rincorre. Politica l'incore, flow che ti chiuda le corde. E se tu sei Krav Maga, c'hai le tue corde. Che c'è la panza di mio nonno che ti fa le gambe storte. Zitto picco, spari in cigalone e luci. Tu fai luci come sponsor della Chicco. Tu vuoi vendi e Gucci, ma se prendi pugni poi rinunci piccolo. Spazio vitale, abbassa quelle mani, sei ridicolo. Krav Maga tutti ti respingono. Quando piove arpiato dal terrazzo del Gianicolo. Con la testa sui gradini, dritto sullo spigolo. Che sei cresciuto a pane e merda dentro al biberon. Facciamo brutto, faccia da matto e già t'ho detto tutto. Facciamo che sparisci coi coltelli vinti, toglici il disturbo. Bello il portafoglio, pronto al nuovo furto. Se ci puoi giurare che te venga a togliere tutto. È lo sport popolare, lo kick è circolare. L'avversario va al tappeto, people start to contare. 1, 2, 3, 4. Non è rap, non è trap, è full contact hip hop. 5, 6, 7. Vi metto in riga tutti, non importa quanti siete. 8, 9, 10. Si fiero di te, si un guerriero come Ken. Scendo con Franchino e pe' imboccace, po' coraggio. Sei dei nostri, senta te, genu fer gaggio. Calcio in bocca ogni coatto da trastevere a testaccio. Box MMA in Italia non esiste, solo il calcio. A 19 sto allo sbando, scali il rank. Arrancando al mio angolo, Alessandro dice: mi raccomando, tieni il pugno in alto. Un colpo dopo l'altro, ruota il corpo dopo il destro. Che c'è il sinistro caldo. Ci sembri patetico e sfigato, se vesti mimetico soldato. Io resto un felpa larga, firmata a mercato. E mo che t'ho gonfiato, vai da un medico specializzato. Pitbull sul quadrato, con in strada ma è arretrato. Dico ma è arretrato, perché se guardo dietro vedo le orme che ho lasciato. Tutti i pianti che ho asciugato e il sudore che ho versato. So il ricordo che ci ho contenuto, è tutto meritato. Tutto. È lo sport popolare, lo kick è circolare. L'avversario va al tappeto, people start to contare. 1, 2, 3, 4. Non è rap, non è trap, è full contact hip hop. 5, 6, 7. Vi metto in riga tutti, non importa quanti siete. 8, 9, 10. Si fiero di te, si un guerriero come Ken.